La prima cosa che dico, il titolo di questo libro è Il libro del mondo e c'è un motivo preciso, oltre che essere una citazione da Coracanè, è perché secondo me Landré proprio sapeva leggere il libro del mondo, quindi aveva la capacità di cogliere, di capire molto del mondo e l'ha messo nelle sue canzoni, per cui decodificando, cercando di mettere, di inquadrare le sue canzoni, in effetti viene fuori il libro del mondo. Questo è il motivo del titolo. Adesso, per parlare un pochettino di questo libro, è la prima volta che mi capita di parlare di un libro, è il terzo libro che scrivo, a dire il vero, però è la prima volta che mi capita di parlarne un po'. Io pensavo di così parlare di due canzoni. Questo è un libro che analizza tutte le canzoni di De André, diciamo quasi tutte, perché ho lasciato fuori, pronto per una seconda edizione, ho lasciato fuori le collaborazioni, quello che ha fatto con gli altri, eccetera. Quindi, però tutte le sue ci sono tutte, sono quasi 130 canzoni. E per fare questo libro mi sono divertito moltissimo, perché sono andato proprio a cercare tutte le fonti, ma veramente a cercare tutte le fonti. Per esempio, vuol dire, io pensavo di parlare di un paio di canzoni, quindi che so, la prima che volevo parlare è la famosissima canzone di Marinella, non tanto per dire che cosa racconta, che ormai penso che lo sappiano tutti, ma lui, De André, diceva che era stato ispirato da una storia tragica di una prostituta che era stata uccisa e gettata nel Tanaro, diceva lui in un'intervista, e lui racconta che quando Aletto poteva essere, dice lui, la provincia di Asti, e avevo 15 anni. Allora io personalmente sono andato nella biblioteca di Asti a prendermi la provincia di Asti del 1955, lui è nato nel 40, quindi 15 anni, e a cercare questo articolo, e non l'ho trovato. Poi sono andato un anno dopo, sono andato avanti 5 anni, no? 5 anni a guardare sulle microfiche chi era questo articolo che poteva averlo ispirato, non l'ho trovato, ho rinunciato, però ho scoperto che quell'intervista non era vera. Invece un altro appassionato, non tanto di De André, ma tale Argenta, uno psicologo, che era appassionato di storie del fiume Olona, quindi lui era uno che cercava negli annali le storie intorno a questo fiume, e ha scoperto lui, andando indietro, ma non nel 1955, andando fino al 1953, ha trovato un articolo che poteva essere la storia che ha ispirato De André. E questa storia è veramente interessante, veramente intrigante, infatti sul mio libro c'è un riquadro proprio di chi ispirò Marinella, che si basa su quello che questo signore aveva trovato, e praticamente c'è questa, poi tra l'altro dopo il libro, dopo che il libro è uscito, ho trovato altri articoli di questo fatto di cronaca, qui ce ne ho portato qualcuno, il primo articolo è del 53, che dice: cadavere nell'Olona e crivellato di colpi. Ho capito perché è rimasto impresso, perché è stato un omicidio veramente efferato, cioè hanno trovato una prostituta nel fiume crivellata da 6 colpi di pistola, senza i gioielli che aveva indosso, e chi l'ha uccisa si è preso la briga di togliere dal cappotto il marchio della sartoria per evitare di risalire. Quindi una cosa, vi dico solo, perché non la voglio fare lunga, vi dico solo che l'ultimo articolo che parla di questo fatto, questo è, siamo a gennaio del 53, l'ultimo articolo è dell'agosto del 55, quindi dopo 2 anni e mezzo, e l'articolo si intitola Uno spiraglio di luce nella morte della Boccuzzi. Uno spiraglio, cioè non sono riusciti a capire. L'ipotesi era che è stata uccisa perché aveva parlava troppo di un giro di droga. Okay? Quindi questo è quello che può tranquillamente aver colpito il giovane De André, perché sono stati molti articoli che raccontavano di questo passo.